Ben trovati a Ombre che Passione, con la partecipazione straordinaria dei borghi più belli d'Italia andiamo a conoscere Montefalco. Le origini di Montefalco risalgono all'epoca romana, la struttura infatti sembra derivare da un antico pago. Nel Medioevo l'agglomerato prese il nome di Coccorone e divenne l'instabile confine tra Longobardi e Bizantini. Tra il novembre 1249 ed il marzo 1250 il castello prese il nome attuale di Montefalco per volere dell'imperatore Federico II di Svevia. Montefalco, ovvero la ringhiera dell'Umbria. Siamo affacciati su questo meraviglioso panorama e diamo il benvenuto al sindaco di Montefalco, l'avvocato Donatella Tesei. Buongiorno e grazie a voi dell'opportunità di presentare la città di Montefalco, che si onora di partecipare all'associazione I Borghi Più Belli d'Italia. Come potete notare già da questo angolo della città abbiamo un panorama splendido e siamo veramente orgogliosi di portare avanti anche una politica che sia di salvaguardia del territorio e delle nostre eccellenze. Le eccellenze in agricoltura, perché siamo la città del vino, in particolare la città del Sagrantino di Montefalco, questa preziosa DOCG che ha celebrato i 30 anni l'anno scorso della sua istituzione, ma che collega la città e le eccellenze di questo territorio con quelle che sono le caratteristiche principali della città di Montefalco, le sue bellezze architettoniche e oltre a quelle paesaggistiche. C'è il presidente nazionale proprio Montefalco, Fiorello Primi, buongiorno, salve. Buongiorno a tutti. Siamo di fronte anche al sindaco di Montefalco, una delle perle per quanto concerne proprio quelli che sono i borghi più belli d'Italia. Sì, credo che Montefalco sicuramente è un centro importante, è veramente questa una vetrina dell'Umbria, questa splendida regione che è rappresentata da ben 22 borghi. Credo che anche con queste trasmissioni si possa dare una mano a sviluppare quel turismo di qualità di cui in Italia c'è tanto bisogno, un turismo che sicuramente può anche aiutare lo sviluppo economico, uno sviluppo economico basato sui territori, sulle risorse dei territori. Sulle grandi eccellenze. Vedo che ha portato con sé una cosa. Casualmente ho qui con me l'ultima edizione della guida dei borghi più belli d'Italia. Il 25 e il 26 di aprile si svolgerà a Chieti la quarta edizione della borsa turistica dei borghi più belli d'Italia, quindi questa è un'importante occasione, una vetrina, no, per veramente dove si può osservare il meglio dell'Italia cosiddetta minore, che tanto minore non è. Prendo spunto dalle parole del presidente. Io amo definire la mia città una piccola grande città, perciò sui borghi minori abbiamo qualche riserva da fare, nel senso che secondo me sono in grado veramente di fornire, mettere in vetrina delle eccellenze assolutamente incredibili e in tutte le stagioni dell'anno. C'è un coinvolgimento da parte di tutte le associazioni della nostra città proprio per rendere la città uno e mantenerla proprio come borgo più bello d'Italia. Un'Italia nascosta che con Umbria che passione cerca di emergere. Adesso andiamo proprio a vedere Montefalco. Una rara notizia su un'uva pregiata che interessa la zona la offre nell'antichità classica Plinio il Vecchio nella sua storia naturale. Subito dopo il 1000 la cultura della vite e la produzione del vino è ampiamente documentata. A partire dal 1540 il Consiglio Comunale stabiliva annualmente, con rigorosa ordinanza, la data di inizio della vendemmia e la punizione contro avventori. Nell'inverno del 1586 ci fu una grave gelata che lasciò per molti anni traccia nella produzione del vino e nell'economia locale. È forse in seguito a tale evento che seguì il severissimo bando emanato il 16 agosto 1622 dal cardinale Boncompagni, legato di Perugia, che aggravò la pena prevedendo addirittura la forca per coloro che tagliavano dolosamente le viti. Tuffo nel passato per conoscere le origini del vino. Grazie Serena, perché con te facciamo un excursus di quello che è un prodotto tipico d'eccellenza esportato in tutto il mondo, il Sagrantino. Questi sono gli spazi trovati nel 2006 grazie ai lavori di ristrutturazione di tutta la zona sottostante la chiesa, perché fino al 2006 era aperta soltanto la sezione archeologica. Con il 2006 sono stati inaugurati nuovi spazi per le esposizioni temporanee che rappresentano l'ex ossario della chiesa di San Francesco, e sono state scoperte le cantine francescane. Siamo in uno dei pochi esempi di torchio in pietra delle uve. Questa è la sagoma,
dove c'era il sescello per la frangitura delle uve. Questa è la pietra originaria che veniva, diciamo, costituiva la leva per la pressione delle uve. Qui vediamo i canali di scolo dove il sagrantino scendeva e andava nelle vasche di raccolta. Le cantine, ossia questa struttura originaria, è del 1400, dove i frati facevano il vino, il sagrantino. Questo qui che vediamo piccolino è invece il torchio del sagrantino. Questo rappresenta un po' anche la preziosità stessa del sagrantino, un uvaggio tipico del nostro territorio, ma che naturalmente ha uno sviluppo e una cura molto particolari. Tant'è vero che i torchi per le uve normali sono abbastanza grandi, insomma imponenti. Il torchio di sagrantino distilla proprio un prodotto. Eh sì, perché la particolarità dell'uva del sagrantino è di essere di dimensioni molto piccole. Molto piccole, sì. Dei piccoli chicchi. Adesso noi andiamo in piazza perché parliamo del sagrantino oggi. Grazie Serena, perché con te torneremo dopo. Entriamo in piazza qui a Montefalco. Abbiamo visto le eccellenze nella storia ed ora le eccellenze di oggi. Ne parliamo con i nostri rappresentanti per quanto riguarda il sagrantino. Ben arrivato. Grazie. Noi come consorzio del sagrantino stiamo sviluppando varie iniziative. Il sagrantino è oggi l'unico vino in ascesa commercialmente parlando, anche se le piccole quantità ancora non ce lo portano nelle classifiche a numeri notevoli. Cosa rende così speciale il sagrantino? Tra l'altro siamo nella strada del sagrantino e qui proprio è la patria. Il sagrantino è importante per i suoi polifenoli. E il numero di polifenoli presenti nel sagrantino è il più alto di tutti i vitigni conosciuti al mondo, e dai polifenoli nascono importanti elementi antiossidanti come il resveratrolo, che per le malattie circolatorie e del colesterolo hanno una rilevanza notevole. Il sagrantino ce n'è uno solo per il momento, è un vitigno autoctono del quale ancora non sono stati duplicati dei cloni, e abbiamo però una grossa proliferazione di etichette negli ultimi anni che forse dà un'immagine più competitiva, ma i numeri restano ancora contenuti. Il sagrantino passito è senza dubbio oggi il nostro cavallo di battaglia, perché stiamo tentando di riportare alle origini il sagrantino con gli appassimenti. Oggi le quantità di sagrantino passito sul mercato sono più importanti, perché si è capito che è un vino che non è solo da dessert, ma può essere bevuto sia con formaggi e soprattutto anche con la carne, come avveniva il giorno del lunedì di Pasqua nella tradizione umbra. Dopo vedremo gli abbinamenti del nostro sommelier con i piatti tipici qui di Montefalco e parliamo di un'altra eccellenza, ovvero l'olio. Buongiorno, noi siamo a Montefalco, è zona estremamente vocata per la produzione dell'olio, molto particolare per la composizione dei terreni, comunque terreni molto freschi, ma anche con molta presenza di calcare. Quindi danno oli ricchi di polifenoli, ma piuttosto equilibrati. Un territorio molto speciale. Io mi avvicino al nostro assessore Daniela, grazie perché sei stata di grande aiuto per questa puntata, per rappresentare Montefalco al meglio, e parliamo con te di uno degli eventi cardine ora, ovvero la Fuga del Bove. Sì, la Fuga del Bove è uno degli eventi che Montefalco attende per tutta l'estate, e si svolge quest'anno dal 1 al 22 agosto. Come vedete qui abbiamo le rappresentanze dei nostri quartieri, che sono quattro, e sono San Bartolomeo, il cui colore principale è il rosso, San Francesco con il blu, San Fortunato con il giallo e Sant'Agostino con il verde. Sono i quattro quartieri della città, perché la città è divisa appunto in quattro parti e ogni parte fa riferimento alla chiesa appunto del santo di riferimento. La Fuga del Bove è per noi è la nostra manifestazione cardine un po' di Montefalco, perché sicuramente viene ricordata sia a livello regionale che anche nazionale per questa rievocazione storica primo rinascimentale.
la Fuga del Bove ha tre appuntamenti importanti, che sono la gara dei sbandieratori e quella dei tamburini, che si svolge in genere il 12 agosto, mentre il 13 viene fatto uno spettacolo bellissimo dai quattro quartieri, uno spettacolo che ha una base, diciamo, storica, ma che poi viene appunto interpretata dai responsabili dei cortei in maniera anche in chiave più moderna. Mentre il 14 abbiamo la gara della balestra e la staffetta, e invece poi andiamo al 19 agosto con la famosissima Corsa del Bove. Eh sì, è una gara molto particolare, perché di solito si parla di evocazioni storiche dove a gareggiare sono i cavalli, in realtà qui c'è proprio il Bove, perché è una riproduzione storica proprio ripresa fedelmente dagli scritti dell'epoca, dove appunto si rifaceva quella che era una tradizione cruenta all'epoca, perché era per la, diciamo, in occasione del Natale che veniva poi mattato questo bove. Invece ora, oggi, anzi, sono trattati più che bene, questo lo diciamo anche per gli animalisti, perché è una gara molto simpatica, dove a correre sono in realtà i quartieranti. Sì, sono i quartieranti che portano i quattro tori nel campo della corsa. Tra l'altro, la Fuga del Bove rientra in quello che è l'Agosto Montefalchese. Sì, la Fuga del Bove è appunto la rievocazione storica della Agosto Montefalchese, che, come ho già detto, quest'anno inizierà il 1 agosto. Inizierà con un grande spettacolo del gruppo di tamburini e sbandieratori di Montefalco, della città di Montefalco, che quest'anno invita a partecipare in questa città altre città, proprio per questo scambio sia di culture ma anche di modi di sbandierare diversi. Iniziamo proprio il 1 agosto con questo spettacolo, per poi proseguire con tappe fisse, che sono ad esempio il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, in cui a Montefalco si festeggia Calici di Stelle. Vengono fatte delle degustazioni a tema dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, in abbinamento della buona musica. Intorno al IV secolo il paganesimo lasciò il posto al cristianesimo ad opera soprattutto di un evangelizzatore di nome Fortunato. Sul suo sepolcro venne edificata una basilica. Tra il 1442 e il 1448 sorse il convento di San Fortunato, dei frati minori che per primi chiamarono a Montefalco Merozzo Gozzoli a decorare la chiesa. Qui stiamo nel santuario di Santa Chiara da Montefalco. Nata nel 1268, a 6 anni lei si ritira nel piccolo reclusorio della sorella Giovanna per vivere in preghiera e penitenza. Poi, dopo entrata Chiara, altre giovani chiedevano di entrare. Allora qui iniziano a fondare questo monastero nel 1281. Chiara muore nel 1308, 17 agosto, e che si festeggia proprio il giorno in cui cade la sua morte. Lei, prima di morire, almeno per ben 5 volte, ha ripetuto: io ho Gesù, mio crocifisso dentro il mio cuore. Allora le monache, appena la sua morte, hanno aperto il cuore e hanno trovato scolpito in rilievo tutti i segni della passione. E sempre qua in piazza la signora che ci fa vedere come si prepara cosa, signora? I strangozzi. Eh sì, diamo anche gli ingredienti. Allora, questo è l'impasto, viene fatto con la farina, acqua calda e sale solamente. Poi si lascia un pochino riposare e si stende. Poi vengono tagliati un pochino erti. Questo è il nostro piatto tipico e questo è il risultato finale: gli strangozzi con asparagi e pomodorini. Parliamo di eccellenze e adesso andiamo a vedere il Museo di San Francesco. Ci troviamo all'interno della chiesa di San Francesco, fatta costruire intorno al 1300 circa, oggi museo. Ciao Serena. Ciao, ciao. Con te facciamo proprio un breve excursus di questo che è un gioiello inestimabile, il Museo di San Francesco, che contiene delle opere magnifiche. Sì, diciamo che questa è una delle maggiori eccellenze di Montefalco, la chiesa museo di San Francesco, con gli affreschi del Gozzoli che vediamo sopra di noi. Questo è l'abside dedicato alla vita di San Francesco,
che prende un po' esempio naturalmente quello giottesco, è stato dipinto nel 1452 da Benozzo Gozzoli in un solo anno, quindi anche a dimostrazione di quanto è la solerte Benozzo nella sua arte, e rappresenta il momento in cui Benozzo, da allievo dell'Angelico, diventa maestro, quindi apre una sua propria bottega. E è mirabile sia nei colori che nei particolari, che sono una caratteristica proprio di Benozzo Gozzoli. Adesso siamo di fronte al Perugino, alla Natività del Perugino. Questa è stata dipinta nel 1503. Il Perugino morì pochissimi anni dopo, quindi fu uno dei suoi ultimi capolavori. E è mirabile questa opera perché rappresenta proprio il Perugino nella sua arte, sia a livello di colori, questa morbidezza, questa laconicità dei personaggi, sia per quello che è una delle caratteristiche dell'arte del Perugino, che è la prospettiva infinita. Qui siamo all'interno della Cappella di San Girolamo, sempre dipinta dal Gozzoli, sempre nel 1452, con questo finto polittico a fondo oro. La cosa affascinante, estremamente interessante di questa cappella è che se noi ci avviciniamo al finto polittico ripercorriamo facilmente tutte le tecniche che un cantiere artistico del 400 operava per costruire le sue opere. Possiamo notare per esempio come Benozzo usava la sinopia per la costruzione dei suoi personaggi. Qui sotto il manto della Vergine, dove l'azzurrite per esempio è caduta, abbiamo tutti i segni che Benozzo faceva per rendere il panneggio morbido o comunque tridimensionale, non piatto. Abbiamo tutte le punzonature che Benozzo faceva per le aureole, tutte le incisioni per le sagome dei vari personaggi dove dovevano essere posti, e soprattutto meravigliosa è questa corda dove si vede proprio facilmente anche la fattura, che veniva intinta sempre nella sinopia e tirata a piombo per fare le righe dritte. Questa è la Madonna del Soccorso, è un'iconografia molto particolare. Questa la dipinse Tiberio d'Assisi nel 1511 ed è la Vergine che salva il bambino dal diavolo per intercessione della mamma. Questa è un'iconografia tipica dell'Umbria del 1500. Perché? Perché i bambini nel 500 venivano battezzati molto tardi. C'era un'alta mortalità infantile e di conseguenza molti bambini morivano senza battesimo. La Chiesa, per ovviare a questa cosa che non accettava, essendo l'opera d'arte allora didascalica, ossia doveva dare un messaggio chiaro, era come un libro stampato, commissionò questa serie di opere proprio per far capire che se il bambino non veniva battezzato presto, il diavolo se lo portava via. E da quel momento, infatti, in Umbria, a livello proprio di fonti storiche, si nota come i bambini che venivano battezzati a 6, 7, 8 anni vennero per tradizione battezzati nei primi mesi di vita. Qua siamo nella sala del Melanzio. Melanzio è il pittore di Montefalco, nativo di Montefalco, che come puoi vedere riprende un po' la lezione del Perugino, quindi ha questi colori molto tenui, questa laconicità dei personaggi in maniera un po' più espressiva, quasi caricaturale, perché naturalmente la lezione del Perugino viene interiorizzata con anni e anni. Questa è un'altra opera del Melanzio molto interessante perché vede San Fortunato con la città di Montefalco. Sì, il patrono. Esatto. Il Melanzio è un pittore che è stato studiato, approfondito, però proprio in occasione di questa settimana della cultura che finisce con il 25 aprile, il comune di Montefalco presenterà l'opera il 24 aprile alle 16:30 nella chiesa Museo di San Francesco, una monografia sul Melanzio fatta da Silvestro Nessi, uno storico ormai conosciuto. Grazie Serena, con te torneremo dopo e adesso ritorniamo a Montefalco. Rientriamo sempre qui in piazza Montefalco.
quante persone ci sono, tra l'altro ci sono dietro di noi anche molti stranieri, a dimostrazione del fatto che Montefalco è una grandissima attrattiva anche turistica, vero Daniela? Sì, è una città sicuramente che accoglie il turista e lo coccola vero? Sì, appunto c'è quest'idea un po' del raccoglimento. Vediamo questa bellissima piazza circolare che comunque è quasi un luogo di appuntamento per i turisti che appunto parlandoci riscoprono un po' qui il saper vivere dell'Umbria. L'ultima domenica di maggio si celebra appunto questo evento che ormai è diventata una tappa fissa per l'Umbria, ma anche insomma a livello nazionale, delle cantine aperte. Appunto tutte le cantine del nostro territorio aprono le porte a chiunque voglia assaggiare questo nostro vino che è il Sagrantino, che è appunto l'eccellenza di Montefalco, della nostra produzione vitivinicola. È sempre un evento Montefalco, sì. E adesso parliamo con questa bellissima ragazza che poi rappresenta una delle eccellenze per quanto concerne Montefalco, ma oggi sei in veste di anche presentatrice di quelli che sono i prodotti tipici. E qui abbiamo appunto i salumi. Quindi salame, capocollo, lonza, prosciutto, e viene abbinato con la nostra torta al formaggio, che è una cosa particolarissima. Eh sì, dai prodotti tipici ritorniamo a quello che è l'artigianato tipico, perché Montefalco è famosa non soltanto per il Sagrantino ma anche per i tessuti. Facciamo un salto nella storia e vediamo anche i tessuti oggi. Ci troviamo all'interno della Pinacoteca, dove sono conservati i tessuti antichi, proprio un prodotto artigianale d'eccellenza di Montefalco, e stiamo sempre con Serena. Il tessuto è sì assolutamente un'eccellenza tipica di Montefalco, una tradizione molto antica che prevede la costruzione di questi tessuti meravigliosi con dei colori bellissimi, e ha la particolarità, proprio per questo è diventato un tessuto molto conosciuto e anche molto studiato, perché ha un ordito continuo, ossia il disegno viene fatto senza interrompere mai il filo, anche nel cambio di colore. A che epoca risalgono all'incirca queste questi opere? Sono del XII-XIII secolo. Qui riprendono, tanto per non distogliere tanto i temi fondamentali della nostra edizione, qui riprendono per esempio i tralci dell'uva. Grazie Serena, perché dai tessuti antichi andiamo a vedere a Montefalco i tessuti di oggi e come si mantiene questa tradizione. La tessitura oggi, un'eccellenza per quanto riguarda Montefalco, e qua c'è proprio la storia della tessitura, e diamo benvenuto alla signora Pardi. Grazie, buongiorno. Benvenuta a lei. Abbiamo fatto un excursus di quello che è la storia dei tessuti, e i tessuti oggi come vengono realizzati, signora? Sì, i nostri tessuti sono realizzati in fibre naturali, lino e cotone con disegni artistici. È una lavorazione con i tipici telai jacquard, e per quanto riguarda i disegni ci ispiriamo al nostro patrimonio culturale ed artistico italiano. Una tovaglia molto particolare è la tovaglia lira. Si chiama lira perché rappresenta un gruppo di fanciulle rinascimentali che suonano un'arpa. E per questo disegno ci siamo ispirati a una tovaglia che è conservata nel Museo di San Francesco e che risale al XIV secolo. Un altro nostro disegno sempre molto particolare è il grifo. Una grande ricerca storica per far sì che non vengano disperse quelle che sono le eccellenze di Montefalco, quali la tessitura. Infatti il nostro obiettivo è quello di coniugare il nostro patrimonio artistico e di armonizzarlo appunto con i gusti e le tendenze del terzo millennio. Perché la classe e l'eleganza non hanno mai tempo. Grazie alla signora Barbi. Grazie a lei, e noi con proseguiamo con i tessuti. Continuiamo a parlare di tessuti sempre a Montefalco, lo facciamo con Emanuela. Emanuela, una rivisitazione di quello che è naturalmente la tradizione dei tessuti, però con colori vivaci e anche temi diversi dal passato, ma anche del passato riproposti. Sono sempre gli stessi, diciamo, perché rimangono
piuttosto i disegni classici, ma che poi vengono rinnovati nei colori e nelle tendenze. Una particolarità qui ci sono le api. Il disegno con le api, sì, perché per noi a Montefalco è stato il passaggio della famiglia Barberini. Uno dei colori di tendenza, questo color melanzana, lì è visto nel disegno della farfalla e qui è rivisto sempre un disegno piuttosto classico che è il damasco. Quello è il grifo, chiamato grifo, che viene riproposto nel purolino ma in una colorazione medievale. Grazie Emanuela e ritorniamo a Montefalco. Continuiamo qui nella bellissima piazza di Montefalco, adesso parliamo di altri piatti meravigliosi e qui c'è un re quasi. L'agnello. Sì. Beh, diciamo, è il fiore all'occhiello per quanto riguarda le nostre carni, diciamo, più conosciute, ma nonché anche, diciamo, un prodotto più in voga delle zone dell'Umbria, nonché Montefalco ne è molto ricco, diciamo, di allevamenti di agnelli e quant'altro. Niente, la cucina è molto semplice anche in questo caso, vengono usati prodotti, diciamo, che si trovano in natura, quindi rosmarino, finocchio e per insaporire la carne, poi una cottura al forno molto veloce per far sì che la carne resti, mantenga tutti i suoi succhi all'interno. E adesso passiamo invece ai dolci, scusami ti passo avanti, signora, sempre meravigliosa, cosa hai preparato? La rociata, un altro dolce tipico di Montefalco. Per l'impasto adopereremo la farina, le uova, sempre l'olio extravergine di oliva e il vino bianco. Invece per l'interno della rociata andranno le mele, i pinoli, l'uvetta, lo zucchero, la cannella, la cioccolata e il limone. Perfetto, allora abbiniamo il sagrantino passito perché? Perché ha delle caratteristiche che lo permettono, ovvero è un vino molto strutturato, però ha una dolcezza non troppo esuberante che compensa bene le caratteristiche del piatto, che non, la rociata non è un dolce molto dolce, quindi l'abbinamento è abbastanza armonico. Mentre degustiamo questo abbinamento, proseguiamo a Montefalco con altre meraviglie. All'interno di uno dei gioielli, cioè il chiostro di Sant'Agostino, Daniela, adesso proseguiamo sempre a parlare degli eventi, che tra l'altro questa è la location principe per alcuni eventi appunto che sì, si svolgono. Sì, infatti questo è il chiostro di Sant'Agostino, è diciamo la parte che viene sempre usata per le nostre mostre mercato. La prima dell'anno è quella di Pasqua, che insomma viene fatta proprio a Pasqua, e è la mostra mercato dei prodotti tipici, si chiama Terre del Sagrantino. Dopo la Pasqua andiamo con maggio e Cantine Aperte. Cantine Aperte è un evento a livello nazionale e qui a Montefalco tutte le aziende che producono vino aprono le porte delle proprie cantine ai turisti, ma anche agli appassionati e ai tecnici del vino. Gli eventi a Montefalco proseguono con giugno, che il 2 giugno ad esempio la Proloco di Montefalco organizza la Camminanda. Poi novità esclusiva proprio di questo anno è luglio. Quest'anno abbiamo organizzato tramite una delle associazioni di Montefalco un mese particolare, infatti Umbria Festival si chiama e è sempre incentrato su quelle che sono le eccellenze, ma non solo enogastronomiche ma anche culturali. Infatti abbiamo cercato di contattare le accademie di musica ma anche le scuole di pittura, proprio per fare di Montefalco il fulcro di quelle che sono le eccellenze dell'Umbria. Il 10 luglio abbiamo un programma Rock Doc Live, che è sempre proposto dalla Proloco di Montefalco, e è una rassegna di gruppi rock qui in Piazza del Comune. Mentre il 28 luglio è già in programma un concerto in piazza, un concerto di musica jazz con una scuola londinese. Poi appunto l'estate continua con l'Agosto Montefalchese, proseguiamo con settembre e la settimana enologica. Questo è un po' il fiore all'occhiello della nostra città, perché è il momento in cui i nostri vini si presentano sia a livello regionale ma anche nazionale, con conferenze stampa su Roma e su Milano, quindi è un evento a cui la città di Montefalco tiene in particolar modo. Continua l'anno con ottobre, che è il mese dell'olio, e anche noi qui siamo in prima linea con Frantoi Aperti.
La città di Montefalco ha 3 frantoi attivi e quindi parteciperanno sicuramente a quelli che sono la programmazione di frantoi aperti. Perfetto, Daniela, qui da questa meravigliosa location che è il chiostro di Sant'Agostino proseguiamo proprio in Montefalco. E rientriamo per i saluti finali qui sempre in piazza Montefalco mentre ci apprestiamo ad il Brindisi. Cara Daniela, è stata un'emozione essere qui a Montefalco e abbiamo visto ancora una volta la preziosità di questo borgo. Sì, Montefalco è un borgo che appunto fa parte dei borghi più belli d'Italia. Il Montefalco ha tantissimo da offrire in ogni suo angolo, per ogni prospettiva ha veramente un ventaglio di possibilità. C'è la cultura, c'è la storia, c'è tantissima passione e della gente che ci vive, ma soprattutto c'è appunto la storia che può raccontare Montefalco, che è sicuramente una delle più belle dell'Umbria. Eh sì, Sagrantino e non solo, Montefalco, un grande gioiello, una perla dell'Umbria. Adesso ci apprestiamo a fare il brindisi, direi di sentire anche un po' di tamburi perché abbiamo qui i nostri quartieranti. Grazie Montefalco,